Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Un affettuoso saluto lo rivolgiamo a quanti ci seguono da casa attraverso TV 2000. In queste ore, in queste prime ore del mattino, tante mani, tanti occhi, tanti cuori sono rivolti in modo particolare a quanti soffrono nel corpo e nello spirito. Si cambiano i malati, si dà la terapia, la colazione. Quanto è bello! Che fiume di carità in queste ore viene versato, ecco, su quanti soffrono. E Gesù, sappiamo, ecco, si fa come uno di loro. E quindi quanto facciamo per i malati, Gesù dice, lo avete fatto a me. Cercate, chiedete, bussate, sono i tre verbi, i tre imperativi che oggi Gesù ci dà. Ma soltanto noi facciamo questo? Viene subito in mente l'Apocalisse di San Giovanni, alla chiesa di Laodicea. Dopo un piccolo rimprovero, Gesù dice, io sto alla porta e busso. Se tu ascolti la mia voce e mi apri, entrerò, parlerò con te, cenerò con te e tu con me. È l'Eucaristia. Ma per fare questo dobbiamo aprire il nostro cuore sgombrandolo dai nostri peccati. Per questo all'inizio di questa celebrazione, con umiltà, confessiamo le nostre colpe e invochiamo con fiducia la misericordia del Padre. Figlio di Dio, Figlio dell'uomo, venuto per servire, luce del mondo, stella del mattino. Signore, pietà, Signore, pietà. Verbo di Dio, verità e vita, via d'ogni uomo, Dio con noi, o Emanuele, Cristo. Cristo, pietà. Santo di Dio, pane del cielo, venuto a dare vita, pace, perdono, fonte dello Spirito, Signore, pietà. Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Ispiraci, o Padre, pensieri e propositi santi e donaci la forza di attuarli prontamente. E poiché non possiamo esistere senza di Te, fa che viviamo secondo il Tuo volere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro di Ester. In quei giorni la regina Ester cercò rifugio presso il Signore, presa da un'angoscia mortale. Si prostrò a terra con le sue ancelle da mattina a sera e disse: «Tu sei benedetto, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Vieni in aiuto anche a me, che sono sola e non ho altro soccorso all'infuori di te, o Signore, perché un grande pericolo mi sovrasta. Io ho sentito dai libri dei miei antenati, Signore,
che tu liberi fino all'ultimo tutti coloro che compiono la tua volontà. Ora, Signore, mio Dio, aiuta me, che sono sola e non ho nessuno all'infuori di te. Vieni in soccorso a me, che sono orfana, e poni sulle mie labbra una parola opportuna davanti al leone, e rendimi gradita a lui. Volgi il suo cuore all'odio contro chi ci combatte, a rovina sua e di quanti sono d'accordo con lui. Quanto a noi, liberaci dalla mano dei nostri nemici. Volgi il nostro lutto in gioia e le nostre sofferenze in salvezza. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo. Nel giorno in cui ti ho invocato, tu mi hai risposto. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza. Nel giorno in cui ti ho invocato, tu mi hai risposto. La tua destra mi salva. Il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani. Nel giorno in cui ti ho invocato, tu mi hai risposto. Te, o Cristo, Re di eterna gloria, lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rendimi la gioia della tua salvezza. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Chi di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra? E se gli chiede un pesce, gli darà una serpe? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge e i profeti.
Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Di solito l'insegnante gli dà alla fine dell'incontro, io do subito i compiti per casa, prima che mi dimentico. Carta e penna, non c'è bisogno, scriviamo, vero, nella mente e nel cuore. Tre semplici domandine. Prego. Quanto prego? E soprattutto, come prego? Cerchiamo oggi e nei prossimi giorni di abbozzare una risposta. Prego, quanto prego e come prego. Il dove lo sappiamo, lo stiamo facendo in quest'aula liturgica, sappiamo che Gesù tra poco, quando lo riceveremo, lo abbiamo già ricevuto nella sua parola, e quando lo riceveremo nell'Eucaristia lo porteremo con noi, lo porteremo nei nostri reparti, nei nostri ambulatori, nei nostri uffici, lasciato poi questo luogo lo porteremo dentro le pareti domestiche, nei negozi, per le strade, alle persone. Dimmi se preghi, quanto preghi e come preghi e ti dirò chi sei. E perché queste domande? Perché Gesù ci ha invitato all'inizio della Quaresima a pregare, a digiunare e a fare l'elemosina. Ed è bello, se voi vi ricordate, quando mercoledì della settimana scorsa ci diceva che questa preghiera non va ostentata, non bisogna fare grandi discorsi, non bisogna sproloquiare, ma chiuditi dentro la tua stanza, che può essere un luogo fisico, ma è anche un luogo interiore. Dobbiamo riscoprirlo, questo luogo interiore, per non correre il rischio di confinare appunto Dio, Gesù, dentro un luogo, e dire che se non sto dentro un luogo di culto io non posso pregare. Carissimi amici, tra qualche ora i nostri fratelli ebrei festeggeranno Purim, la festa di Purim. In queste ore, da stamani fino a oggi pomeriggio, faranno il digiuno di Ester, è di lei che si parla nella prima lettura di oggi, e poi festeggeranno appunto Purim, che significa festa delle sorti. Cosa accadde? Accadde che Ester, seconda moglie del re Assuero di Persia, la prima l'aveva fatta fuori, e il primo ministro Aman chiese il permesso di sterminare gli ebrei. Non è che è successo soltanto nel secolo scorso. I tentativi di far fuori i nostri fratelli ebrei già parte da molto lontano. E Ester con il cugino Mordecai tentano tutte le maniere di salvare questo popolo, di salvare i loro fratelli. Perché festa delle sorti? Perché il primo ministro Aman aveva gettato lì, dice, la sorte, quando distruggere questo popolo? Il 13 di Adar, il mese degli ebrei. E nella prima lettura abbiamo sentito che Ester si mette davanti a Dio. E prima di bussare alle porte del re, che peraltro era il marito, bussa alle porte del cuore di Dio. Si prostrò
E poi incomincia a dire: io sono sola, ti prego, aiutami. Aiutami perché io possa avere le parole adatte per intenerire il cuore del re. E così accadde. Come si intenerì il cuore di Dio allorché Giona, lo abbiamo sentito qualche giorno fa, andò a predicare la penitenza e la conversione ai Niniviti. Lui che non voleva andarci, lui che temeva che gli abitanti di Ninive si disinteressassero di questo appello di Dio. Quando si bussa al cuore di Dio, il cuore di Dio palpita, palpita di amore, di misericordia, e può cambiare anche le sue decisioni, le può cambiare. E così è accaduto anche per il popolo ebraico, attraverso questa umile, fiduciosa preghiera della regina Ester. Anche noi facciamo nostra questa preghiera. Tutti sappiamo che non è facile pregare, perché chi aspira a vivere secondo Dio è inquieto quando non riesce a pregare. Egli sa che per tanti tentativi andati a vuoto non è facile pregare, non è sufficiente credere in Dio come si pensa e talora si scrive per aprirsi a Lui nella preghiera. Non è semplice. Accampiamo anche tante scuse per non farlo. Ma noi preghiamo perché Gesù pregava e perché Gesù prega. Perché Gesù prega. Cosa ci va a fare nel deserto Gesù? Per essere tentato? Assolutamente no. Quello accade allorché sta in quel luogo. Gesù va nel deserto per pregare, digiunare. Quanto è bella che la festa di Purim è preceduta dal digiuno che Ester fece prima di pregare, di mettersi davanti a Dio. Sul pregare poi, come su ogni atto di fede e di religione, gravano da secoli tanti equivoci. Infatti la gente, a qualsiasi religione appartenga, per lo più pensa che il pregare sia scongiurare Dio per ottenere dei vantaggi personali, ottenere vantaggi familiari, di gruppo, e quando prega si dispone, come sempre dice Gesù, come una sorta di assalto a una fortezza inaccessibile. Per questo motivo, nella prima settimana di Quaresima, ci vengono proposti i brani sul tema della preghiera. E quello di oggi è strettamente connesso, imparentato con quello di ieri l'altro, quando Gesù ci insegna a pregare e ci insegna a farlo consegnandoci le 7 domande fondamentali che albergano nel cuore dell'uomo biblico, che sono le domande vere, quelle che sono contenute nella preghiera del Pater Noster, del Padre Nostro. 3 cose però sono fondamentali, perché questa nostra invocazione, questo nostro volgerci, rivolgerci a Dio, possa toccare le corde di Dio, le corde del cuore di Dio. Innanzitutto l'umiltà, espressa nell'atteggiamento della regina Ester che si prostrò. Avete mai visto voi un cattolico prostrarsi? Io l'ho visto solo una volta in vita mia. In un monastero c'erano 2 ragazzi che pregavano con la faccia a terra. Noi ci inginocchiamo, ecco, abbiamo degli atteggiamenti del corpo che esprimono la preghiera, però noi non facciamo la prostrazione. Il prostrarsi, come avrete senz'altro visto sacerdoti, diaconi, le suore quando fanno la consacrazione,
il prostrarsi a terra, tutto, tutto per te, tutto in te, l'umiltà. E poi, passatemi questo termine, la sfacciataggine di Ester, la sfacciataggine, diciamolo più educatamente, la costanza con la quale Gesù ci esorta a cercare, a chiedere e a bussare. Nei primi giorni del pontificato di Papa Francesco, lui soleva, era battente, no, questa espressione. Il Signore sempre ci perdona, siamo noi che ci stanchiamo di chiedergli il perdono. Siamo noi che ci stanchiamo. E allora il secondo aspetto è la confidenza. Avete visto con quanta confidenza Ester si rivolge al Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe? E noi ci rivolgiamo al Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, al Dio di Gesù Cristo. La confidenza filiale, non impostando un rapporto come, no, tra servo, padrone o altre cose con cui noi ci immaginiamo il nostro rapporto con Dio. La confidenza, cuore a cuore, cor ad cor loquitur. Il cardinale Newman così diceva: il cuore parla al cuore. Magari abbandoniamo le formulette e facciamo parlare il cuore. Usatela questa preghiera della regina Ester. Forse è un tantino diversa da quelle che noi facciamo ogni giorno. Però si evince chiaramente che il cuore sta parlando al cuore di Dio. E poi c'è un ultimo aspetto che mi preme sottolineare, che la preghiera che Gesù ci insegna a vivere non è mai una preghiera egoistica. Non lo fu quella della regina Ester, non lo è mai stata quella di Gesù, e non vuole che, la nostra sia egoistica. Mi ha sempre molto impressionato, andando a Lourdes, una esperienza che di solito accomuna i malati che vanno a Lourdes, che magari ci vanno con un bagaglio di preghiere, di richieste per loro, E poi mi sono sempre sentito dire, alla fine sai cosa mi è accaduto? Che vedendo quella folla sterminata di malati, non ho più pregato per me, ma ho pregato per loro. Che bello questo! Quindi la preghiera che Gesù ci insegna è una preghiera per, è una preghiera per gli altri. Infatti la vera e autentica preghiera non è mai un chiedere per sé, quanto per educarci alla prossimità. Cari amici, più si pregherà per gli altri e più Dio provvederà a te. Può sembrare strana la cosa, ma più ti disinteressi e ti dai agli altri, più Dio si interesserà a te. Una preghiera che si chiude a riccio: Signore aiutami, fammi questo, pretendo che tu mi faccia questo e quest'altro. Ma non sempre, sapete, la volontà di Dio collima con la nostra. Perché quello che di buono il Padre vuole ottenerci, non sempre noi lo consideriamo. Ma chi se non un Padre può scrutare e avere uno sguardo che va oltre alle nostre richieste? Noi che spesso ci lamentiamo che Dio disattende le nostre richieste. Ecco allora il senso della conclusione del Vangelo di oggi: tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge e i profeti. Questo cioè è il nocciolo della nostra fede. Una fede che non si apre alla prossimità non sarà mai una vera fede.
O Signore, che rivedi nella storia dell'uomo il disegno della Tua provvidenza, guarda alle necessità del Tuo popolo e ascolta il grido della sua preghiera. Diciamo insieme, ascoltaci, O Signore. Ascoltaci, O Signore. E che la Chiesa annunci sempre l'opera ammirabile di Dio che, inviandoci il Suo Figlio diletto come Salvatore, non ha cessato di prendersi cura di noi e di guidarci nel nostro cammino. Preghiamo. Ascoltaci, O Signore. Perché gli uomini scoprano nell'intimo della loro coscienza il profondo desiderio di avere un Dio con il quale poter dialogare come figli. Preghiamo. Ascoltaci, O Signore. Perché le persone provate dalla vita e abbandonate a se stesse, sull'esempio della regina Este, ricorrano fiduciosi a Dio, che riempie il vuoto della solitudine e viene in soccorso nel momento dell'afflizione. Preghiamo. Ascoltaci, O Signore. Perché i genitori e i responsabili dell'educazione sappiano insegnare ai giovani, con le parole e con l'esempio, il modo e l'atteggiamento giusto per rivolgersi a Dio nella preghiera. Preghiamo. Ascoltaci, O Signore. Perché questa nostra comunità, nella fiducia e nella fedeltà dello Spirito, si apra con cuore filiale al Padre che è nei cieli, per ricevere da Lui ogni cosa di cui ha bisogno. Preghiamo. Ascoltaci, O Signore. Per i malati, perché, sostenuti da gesti e parole di stima di familiari, operatori sanitari e pastorali, si riconoscano valide e apprezzati operai nella vigna del Signore. Preghiamo. Ascoltaci, O Signore. O Dio nostro Padre, Tu ci esaudisci al di là di ogni nostra attesa, donandoci il Tuo Figlio Gesù, l'unico vero nostro bene. Fa che non ci stanchiamo di bussare alla Tua porta con cuore umile e puro, per Cristo nostro Signore. Sei Tu, Signore, Dio dell'universo, dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a Te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei Tu, Signore, Dio dell'universo, dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a Te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla gloria della sua nome, per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa. Signore nostro Dio, accogli nella tua bontà le preghiere e le offerte che ti presentiamo e converti a te i nostri cuori per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu vuoi che ti glorifichiamo con le opere
della penitenza quaresimale, perché la vittoria sul nostro egoismo ci renda disponibili alle necessità dei poveri, a imitazione della tua bontà infinita. E noi, uniti a tutti gli angeli, cantiamo l'inno della tua gloria. Santo, santo è Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella chiesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Vescovo, Papa Francesco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia, di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola di Gesù, formati alla scuola del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non son degno di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. Signore nostro Dio, questi santi misteri che hai affidato alla Tua Chiesa come forza e vigore nel cammino della salvezza, ci siano di aiuto per la vita presente e per quella futura. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Madre Santa, il Creatore, da ogni macchia ti serbò, sei tutta bella nel tuo splendore.